Siamo con l'assessore Andrea Raspanti. Qualche giorno fa hai parlato con una rappresentanza di mamme dell'associazione, del gruppo Facebook, diciamo, Basta tamponi ai bambini e per i tamponi nelle scuole, che hanno espresso tutta una serie di preoccupazioni. Ecco, a che punto siamo? Allora, innanzitutto volevo dire che al di là di alcuni slogan letti su cartelli in piazza o pronunciati da qualcuno in interviste rilasciate, il confronto è stato un confronto molto costruttivo, da parte di persone, genitori che hanno espresso all'attenzione dell'amministrazione comunale e dell'azienda ASL Nord-Ovest, che era presente alla riunione, le loro preoccupazioni relativamente a questa fase che stiamo attraversando. Nel merito ci sono delle cose che credo debbano essere chiarite in via preliminare. La prima, le decisioni in merito alle procedure non si assumono sui territori, non le assume l'ASL sul territorio e tantomeno il Comune di Livorno, che non è competente nell'erogazione dei servizi sanitari, ma sono assunte dal governo e sono assunte dal governo sulla base delle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, che si basa sulla più avanzata ricerca medico-scientifica. È stata ridata in causa diverse volte la delibera 1256 della Regione Toscana, ma in realtà il 24 settembre scorso il direttore generale del Ministero della Salute ha emanato una circolare per uniformare in tutta Italia le procedure di riammissione a scuola dei bambini dopo un periodo di malattia e la gestione, diciamo, dei processi di prevenzione e gestione del rischio all'interno delle scuole, che sostanzialmente ribadisce quello che aveva ribadito la delibera regionale toscana. Quindi il punto è che noi abbiamo delle procedure che sono state stabilite sulla base di quello che oggi sappiamo di questa malattia e della possibilità di fare la diagnosi di questa malattia. Il problema nasce da una malattia che ha, nelle sue, soprattutto nelle forme più lievi, fauci sintomatiche, ha una sintomatologia che è sovrapponibile a quella di tantissime altre sindromi influenzali o da raffreddamento. E l'unico strumento ad oggi validato di diagnosi differenziale è il tampone molecolare. Sappiamo che sono in corso le procedure di validazione di altre modalità più rapide e meno invasive, per l'esecuzione di questi test. Io mi sono confrontato con il direttore generale del Dipartimento di Salute della Regione Toscana, che mi ha confermato che la Regione Toscana sta procedendo in modo spedito, ha acquistato nuovi macchinari e sta verificando la possibilità di usare dei test che diano risposte in tempi molto brevi, ma il punto è, le procedure sono state fatte sulla base delle evidenze scientifiche, non sul territorio ma dal governo, e se ci mettiamo a mettere in discussione l'Istituto Superiore di Sanità, la ricerca medico-scientifica, eccetera, non ci usciamo. Quello che noi possiamo fare sui territori, quello che può fare il Comune sul territorio, è stimolare il sistema di prevenzione e cura, l'azienda sanitaria, e tutti i soggetti coinvolti in questo percorso, affinché le procedure stabilite siano le più sostenibili possibili, le meno impattanti possibili sulla vita delle persone, soprattutto dei bambini, che sicuramente sono tra coloro che hanno sofferto di più il lockdown e che hanno diritto a frequentare la scuola non solo come luogo di contenimento del rischio epidemiologico, ma anche e soprattutto come luogo di apprendimento, di socializzazione, di esperienza e di crescita. Quindi, in questo senso, quello che ci sono, credo, fondamentalmente tre cose che debbano essere fatte, due. La prima è quella di garantire che dalla segnalazione da parte del pediatra o del medico di famiglia all'emissione del risultato del test molecolare intercorra il minor tempo possibile, perché questo non deve interferire con il diritto alla frequenza scolastica dei bambini. Quindi, stante che la normativa dice che un medico deve certificare l'assenza di Covid per permettere il rientro del bambino a scuola, stante che il medico dice: per quello, siccome non si può fare una diagnosi differenziale tra Covid e non Covid per via clinica, ma serve il tampone, allora i tamponi si facciano in attesa di test appunto più veloci e che possano essere fatti magari per via orofaringea anziché rinofaringea, ma li si faccia in tempi brevi, perché i bambini magari per un raffreddore, per una tosse, rischiano se no di stare a casa una settimana, 10 giorni, 5 giorni, 4 giorni, e fare una scuola che è a singhiozzo sostanzialmente. Dall'altra, e in questo senso io credo che strategico sia il potenziamento dei dipartimenti di prevenzione. E la seconda cosa, invece? La seconda cosa è il lavoro, secondo me, di favorire un dialogo e una responsabilizzazione
di tutte le parti in causa in questo percorso di gestione del rischio. Quindi da una parte, lo dicevo ora, il sistema sanitario nella sua parte, diciamo, di prevenzione, dall'altra il mondo della scuola e dei dirigenti scolastici, il mondo delle famiglie e il mondo della medicina territoriale, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Perché è fondamentale che in questo contesto, proprio in questo contesto di disorientamento e preoccupazione, alle famiglie non venga meno il ruolo fondamentale offerto dal pediatra in termini di consulenza e in termini di assistenza di base. In questo senso l'azienda si è impegnata a organizzare un incontro congiunto, a cui parteciperà anche l'amministrazione comunale, con i pediatri, affinché sia possibile rappresentare ai pediatri quelle che sono le difficoltà e le preoccupazioni condivisibili che le famiglie stanno manifestando in questo periodo e trovare la modalità di conciliare da una parte la necessità di tutelare la tenuta del sistema sanitario, soprattutto nelle sue frontiere come quelle della medicina territoriale, ma dall'altra appunto il diritto dei bambini e delle famiglie di poter comunque vedersi garantita anche in queste circostanze straordinarie una relativa normalità. Una fase d'adattamento io ritengo che sia inevitabile, perché nessuno, cioè non esiste una persona vivente che abbia mai gestito una pandemia e l'apertura delle scuole durante una pandemia, quindi che ci siano in un certo senso, ripeto, un periodo di adattamento inevitabile, però dall'altra parte non bisogna avere timore di guardare, di parlare apertamente di quelli che sono i problemi che stanno emergendo, quindi non bisogna essere negazionisti, negando la gravità della situazione. C'è una pandemia in giro che nelle sue forme più gravi ha già fatto 1 milione di morti nel mondo e che sta risalendo in termini numerici anche sul territorio, ma non bisogna nemmeno fare negazionisti rispetto ai problemi che stanno emergendo nella vita delle famiglie, nella vita dei bambini. Quello che può fare l'amministrazione comunale è quello a cui siamo impegnati, ma io dico la verità, siamo impegnati da agosto a fare questo tipo di lavoro insieme all'azienda, è quello di fluidificare questo tipo di percorso, di stimolare anche la direzione aziendale affinché quelle che sono le criticità che emergono possano trovare una risposta. Dall'altra parte a favorire un clima di dialogo, di trasparenza, di franchezza, di comunicazione aperta, affinché tutti i soggetti possano giocare, tutti gli attori coinvolti nel buon esito di questo percorso possano giocare il loro ruolo in modo efficace. Questo diventa fondamentale in attesa che, ripeto, la ricerca scientifica, che mi sembra già ben avanzata da questo punto di vista, per le rassicurazioni che ho ricevuto anche da Tomassini, che è il direttore generale del Dipartimento e l'assessorato al welfare e alla salute della Regione Toscana, faccia appunto quei passaggi che potranno permettere per esempio di eseguire test in giornata e nel caso dei bambini più piccoli magari di eseguire dei test che anziché rinofaringei siano orofaringei. Quindi è importante innanzitutto non mettere in discussione che siamo in una situazione comunque grave, che siamo in una fase che necessariamente è anche una fase di adattamento, che non, le procedure vengono stabilite con una catena di comando che parte da degli esperti e poi dal governo scende sui territori sulla base di alcune evidenze scientifiche finora incontestate. Dopodiché, ripeto, messo tutto questo al sicuro da una parte, quindi evitato di offrire il fianco a complottismi, negazionismi che fanno male anche alle buone ragioni appunto manifestate dai genitori, affrontare la questione, quello che stiamo cercando di fare, per quanto di competenza nostra, il Comune ha una competenza molto relativa in merito, ma come stimolo in questo senso, in quanto sindaco e l'autorità sanitaria locale, fa lavorare perché le procedure in vigore funzionino bene e col minore impatto possibile sulla vita delle persone.